Alessio Cottoni è responsabile della comunicazione per la San Giovannese. Stasera serata azzurra, grande cena, tante persone attese. Insomma, Alessio, l'amarezza del derby, diciamo, lasciato agli avversari, stasera la metteremo sullo stomaco con delle buone danze e soprattutto una bella serata, dai. Sì, è caso di parlare più dell'evento che, sì, che di quello che è successo domenica, anche se poi in fondo sì, un pareggio con tratti anche se è spesso un bel gioco, cioè, non è stato poi così negativo. Per quanto riguarda la presentazione, invece, i numeri sono stati davvero esaltanti, perché la scorsa settimana si era già raggiunto il tutto esaurito, che sono 400 persone, un tutto esaurito, diciamo, di un certo livello. E di questo bisogna ringraziare il comitato organizzativo, che sono ragazzi che poi alla fine si danno da fare tutto l'anno, come Omar, Davide, Sauro, e non voglio scordare nessuno, Mirio. Questo è veramente hanno fatto i PR della situazione. Un risultato importante, insomma, molto bene. Senti, girone uscito in queste ore, un tuo personale giudizio, ritorniamo all'antica, cioè come 3 anni fa, però insomma un girone con tante formazioni toscane, tre ombre, come lo inquadri, che ne pensi? Insomma? Così come, diciamo, la prima battuta che ci è venuta di fare sembra il girone d'eccellenza, il girone C d'eccellenza, ecco, sì, insomma l'elite dell'eccellenza, certo, essendo tutte toscane, solo tre ombre, sembra veramente un'eccellenza. Chiaramente sono tutte formazioni che hanno dei campi difficili, mi ricordo Trestina, mi ricordo comunque campi che sarà difficile, hanno battaglie. Che società più prestigiose, insomma. Sì, sono più ring che campi, ecco, insomma, in effetti blasonati, come poteva abitare Cesena, poteva abitare Modena, invece è un campionato che secondo me sarà combattutissimo. Campagna abbonamenti è nel suo pieno svolgimento. Ti chiedo, insomma, la città deve rispondere, perché la proprietà ancora una volta ha dimostrato con tanti sforzi di voler bene a questa città, no? Sono sicuro, Massi, che in questi giorni, e poi alla fine ci hanno allontanato all'inizio del campionato, serviranno, e sono serviti tra l'altro per aumentare il numero delle teste. I numeri dell'anno scorso non lo so se potranno essere replicati, andammo su oltre le 350 teste, stiamo rincorrendo questo risultato, vediamo se riusciamo quantomeno a pareggiare. Però insomma già da stasera penso che qualcosa si possa, perché 400 persone, come hai detto te, sono tante. Sono 400 persone che poi alla fine, ecco, hanno dimostrato ancora una volta l'affetto. Sì. Però devo dire che c'è la necessità che venga anche allo stadio per darci il consueto contributo che l'anno scorso ha fatto la differenza. Grazie ad Alessio Cottoni.